quindi come vedete sono qui con Company. il Pezzetta. Perché ho voluto assolutamente fare questo video? Perché è una figata. Abbiamo qui una scatola direttamente da Tokyo, dal Japan. A Kyoto. Da Kyoto, da Tokyo o da Kyoto? Vabbè, direttamente dal Giappone. Ed è appunto la Yume Twins. E voi direte che cos'è la Yume Twins? Praticamente ho dovuto studiare anche io perché ignoravo assolutamente questo mondo, il mondo del kawaii. E cos'è il kawaii? In giapponese, ovviamente fonte di Wikipedia, in giapponese tipo kawaii è tutto ciò che è adorabile, carino, insomma tutte quelle cosette adorabili e carine che troviamo in Giappone. Non so, io in Giappone non ci sono mai stata, quindi Anche ecco, quindi che si trovano in Giappone. Ed è proprio una cultura, cioè è proprio la cultura del kawaii. Non so se lo sto pronunciando in modo corretto, comunque ecco il kawaii. Allora, cosa sono? Sono praticamente delle box a io. sorpresa. No, non Apriamo. possiamo, perché devo spiegare. Cosa c'è in questa box? Praticamente sono scatole che vi vengono recapitate a casa così a sorpresa. Quindi c'è un abbonamento di un mese, di 3 mesi, di 6 mesi, di 12 mesi. Una scatola di un mese, questa mi sembra è 35 dollari. Ci sono tre categorie sul loro sito. Dopo nell'info box avete tutto scritto. In questa qui che ci hanno mandato loro, non so cosa c'è, però è per un pubblico molto vasto: mamme, bambini, adolescenti, persone che amano appunto la cultura kawaii. Poi c'è un'altra box, quindi un'altra categoria che si chiama. È un nome molto difficile che io mi sono scritta. Perché si chiama Nomake no Life. Nomake no Life. Ma Nomake no Life. E magari vi faccio un piccolo tutorial sul sito. Pronuncia. No, no, sul sito, così vi faccio vedere la categoria. E questa Nomake no Life è praticamente è più mirata agli appassionati di bellezza, quindi vi invieranno trucchi, cose loro strane, perché poi questi ne sanno una più del diavolo. E poi c'è invece la terza box, la Tokyo Treat. Tokyo. Poi c'è la Tokyo Treat, che sarebbero cibi, cosette così, e potete comprare sia la box che il singolo prodotto. È veramente complicato per me, cioè voi capite questo? Perché ci ho capito niente manco io, però. Allora, questi sono i gadget così carini, adorabili. Poi c'è il cibo e poi c'è appunto questa. Non lo so. No, dai! Nomake no Life, che invece è per. Sono delle box dedicate appunto ai trucchi. Vabbè, insomma, noi ci hanno mandato Apriamo questa. sta E cosa. apriamo sta cosa perché ne la faccio più. Comunque, ecco, Mamma andate sul mia. sito e spulciate, spulciate, spulciate. Niente, faremo una sorta di unboxing. Unboxing. Vabbè, Non lo so. apriremo questa scatola in diretta perché appunto è sigillata. Scarta la carta. Carta, scarta la carta. Allora, apriamo la nostra Yume Twins. Se Chi? tu batti mentre parlo, loro non sentono. Apriamo la scatola. Bella me. No! Oddio, che cose carine! Sono proprio adorabili! Allora, vai, vai, tira fuori, tira fuori. Questo è un collarino per qualcuno? Cos'è? Vediamo. Per te, amore, ti leggo a letto con questo. Oh, è tipo un portacellulare. Capito? Vabbè. Carino. Cioè, queste cose comunque sono adatte tutte ad Alice. Poi. Ah, questo è Fai vedere, però. Squeeze Mascot. E che cos'è? Non lo so. Allora, è di coso? Di Snoopy? Sì, però che cosa fa? No, questo è un gadget. È tipo morbidissimo. Sembra pane. Se mangiano. Non so. Lo apriamo? Aspettate che lo apriamo. Lo apriamo. Fammi toccare. È tutto morbido, è tutto. Oddio. È tipo antistress. Sì. Vabbè, basta. Ma è tutto Mo se appiattito! ritorna. Ecco. Ecco, quindi ecco questo è l'altro gadget. Che cos'è? È un grande peluche, è una Nape. abetta. Un'ape blu. Ma esistono in Giappone le ape blu?
È carina! Oppure c'hanno le api modificate. Vabbè, molto carina. Carina, sì. Ok, andiamo avanti. Un altro. Che carino! C'ho pure il... Che carino! Ho C'è questo. capito perché l'arte kawaii è tutto che carino. La prima reazione che ti viene è carino. Sì, ma scusami, eh. È un borsellino, una borsetta. Carino, molto carina questa borsetta. Poi sono fatti veramente molto bene. Dai un'altra botta al tavolo, tipo terremoto. Molto carina. Questo è il Poi blocco. vediamo. Oddio, ma io questa me la vedo. Cioè, avevo delle cose da piccola di questa My Melody. Infatti è della Saurio. È quella dell'Occhitti praticamente. È un L'occhietti è block giapponese o notes. sbaglio? Eh sì, credo di sì. Lo sai che È non lo un so. block notes. Bello. Molto carino. E questo dovrebbe essere, tipo una cosa manga. Eh sì, perché appunto nella cultura kawaii c'è appunto il Questo è un manga. adesivo. No, che cos'è? Ah, un coso per una federa? Una federa per un cuscino? No, non Eh sì, una credo. federa per un cuscino. È un po' tutto. Vediamo, apriamola. Leva la scatola, sì, così mettiamo le cose. Vabbè, diciamo che ecco, per chi è appassionato oppure vuole fare un regalo ad un'amica che è appassionata di manga, di queste cose giapponesi. Ad esempio, io ho un'amica a Catania che è super appassionata di questa cultura. Secondo me lei impazzirebbe. Vediamo un po'. Sì, è tipo una federa. Tutto molto imbustato, fatto bene. Sembra. Una Ma federa. manco, è una federa enorme. Che cuscini hanno in Giappone? No, questo secondo me è perché tu la puoi utilizzare sia per federa, vedi che qua per federa, ossia È per. Sailor Moon? No. Sembra Sailor Moon, girala. Ecco, vedete? Niente, quindi ecco, questo è quanto. Questa appunto è la tipologia Yumi Twins. Ecco, potete vedere qual è il box, il set che vi piace di più. Bellissimo comunque, no? Fare un abbonamento e ogni mese ti danno questi gadget. Cibo, voglio In vedere. cibo. Quindi niente, ecco, queste sono le cosine che abbiamo trovato nella Yomi Twins. E proveremo il cibo. Voglio provare il cibo. Compriamo qualcosa con il cibo. Magari facciamo una sorta di Bello. challenge. Però è Bello. carino, ecco, ad Alice, ovviamente tutta questa cosa andrà ad Alice. Eh sì. Per forza. Però c'è chi comunque esce con la borsetta o con il portachiavi di Snoopy, insomma, ecco, sono queste cazzatine giapponesi. E niente, quindi questa era la box. Carina, carina. Ecco, se siete appassionati, andate sul loro sito, sono molto precisi. Vi arriverà il numero del tracking, quindi insomma, cioè tranquilli che non si perde il vostro pacco. E per Natale potrebbe essere un regalo alternativo. Quindi io vi saluto, Gerardo vi saluta e al prossimo video insieme. Fai un altro video con me? No. Ciao ragazze.